Benvenuti ad una nuova puntata di GIS in Italia di manutenzione. Come sappiamo, nel mondo dei professionisti molti utilizzano i tubolari, erano i pneumatici più utilizzati fino a poco tempo fa, ma ora sono affiancati sempre più spesso dai tubeless e anche dai copertoncini con camera d'aria, come abbiamo visto usare a Casper Asgreen durante il Fiandre. In questo video però vedremo come incollare i tubolari sulle ruote specifiche. Via col video! Come forse qualcuno di voi sa, esistono essenzialmente due metodi per unire lo pneumatico alla ruota specifica. Si possono o incollare proprio con una colla spalmandola, ed è il metodo più utilizzato dai meccanici professionisti, oppure utilizzare un tape come questo, che è essenzialmente un biadesivo molto molto forte, che facilita parecchio l'operazione soprattutto a meccanici non professionisti. Oggi vedremo questa soluzione perché secondo me è quella più utilizzabile da voi a casa. Mentre la colla bisogna essere molto attenti, molto precisi, ci sono dei tempi da rispettare, quindi secondo me è meglio lasciarlo fare ai meccanici. I cerchi su cui si possono montare tubolari sono specifici, non hanno il bordino su cui si aggrappa il copertoncino, il tubeless, ma sono molto più lisci. In questo modo riescono anche a pesare di meno, infatti la soluzione ruota per tubolare e tubolare è ancora la più leggera in assoluto. Anche il nome cambia, in questo caso è una Miura TR37, mentre le ruote con copertoncino o tubeless sono TC, in questo caso 67 perché sono più alte. Cambia proprio il tipo di cerchio. Il tubolare, quando viene acquistato, essenzialmente viene dato in questa maniera, di solito ripiegato, ma essendo voluminoso, perché oltre ad avere la carcassa all'interno anche una camera d'aria, in questo caso questi Pirelli hanno una camera d'aria e il lattice molto scorrevole, come vedete è pieno di insomma curve, angoli che non facilitano molto l'installazione. Quindi il consiglio è quello di mettere il tubolare direttamente sulla gomma, in modo da fargli prendere la forma e lasciarlo gonfiato per una notte almeno, in modo da dargli un pochino una forma rotonda. Si procede essenzialmente montando la valvola all'interno del foro, si va a tirare il tubolare e alla fine con un pochino di forza si va a inserire sul cerchio. Ora si dà una bella pompata e lo si lascia riposare per una notte intera. Io ho già fatto questa operazione, qui c'è la mia ruota anteriore con già installato sopra il tubolare gonfiato che ha preso una bella forma rotonda. Andiamo a toglierlo per vedere come fare ad incollarlo. Come si può vedere ora è molto più tondo, ha guadagnato anche elasticità, quindi lo lasciamo qui e tra poco lo installeremo. Prima però bisogna andare a mettere il tape, ma prima ancora bisogna preparare la superficie di contatto, che è in carbonio grezzo. Se il cerchio è nuovo, non abbiamo mai installato un tubolare, dovremo mettere soltanto lo sgrassatore per pulire bene, evitare eventuali residui di grasso che possono ovviamente togliere forza alla colla. Se invece è già stato usato, cioè della colla o del tape, andiamo prima a rimuovere tutta la colla con un prodotto specifico e poi andremo a sgrassare nuovamente. Procediamo a mettere il nastro, funziona essenzialmente come appunto un biadesivo. Mettiamolo però lentamente, centrandolo bene all'interno del cerchio. Possiamo aiutarci con uno strumento magari di plastica tondo per spingerlo bene all'interno delle cavità che ci sono presenti nel cerchio. Andiamo con calma perché è una cosa che va fatta bene e non bisogna sbagliare. Quindi. Quando arriviamo in prossimità del foro della valvola, arriviamo veramente vicino e tagliamo la parte di nastro in eccesso. Ora ripassiamo tutto il cerchio in modo da incollare il meglio che possiamo il nastro sul carbonio. Usiamo appunto uno strumento tondo che usavamo prima proprio per cercare di non lasciare neanche una bolla d'aria tra il nastro e la parte in carbonio. Ora togliamo la pellicola protettiva solo per qualche centimetro sia da un lato che dall'altro della valvola e prendiamo il nostro tubolare perché ora arriva la parte più delicata. Controlliamo il senso di rotazione del tubolare, una piccola freccia a volte molto molto piccola da individuare. Nel nostro caso devo tenere la scritta Pirelli dal lato del disco perché il senso di rotazione sarà questo. Quindi andiamo a inserire la valvola tenendo i due pezzettini di nastro protettivo all'esterno. Ora ripetiamo l'operazione che abbiamo fatto in teoria il giorno precedente, andiamo a rimettere il tubolare sulla ruota. Ovviamente la pellicola eviterà che il tubolare si incolli, in questo modo abbiamo la possibilità di andare a raddrizzare il tubolare. Questa cosa va fatta molto bene, con molta precisione, perché deve essere perfettamente al centro, non deve cascare né da una parte né dall'altra. Dobbiamo avere lo stesso spazio
di carcassa sia a destra che a sinistra per rendere poi la guida sicuramente più confortevole e precisa. Per questa operazione può aiutarvi a gonfiare leggermente il tubo alare a una mezza atmosfera, un'atmosfera al massimo, perché in questo modo espandendosi rimane più semplice centrarlo perfettamente. Quando siete soddisfatti inizia la parte di incollaggio vero e proprio, quindi bisognerà andare a togliere queste pellicole e far aderire bene il tubo alare al cerchio. Togliamo qualche centimetro, tirando delicatamente perché si spezza il nastro è un bel problema, e andiamo a spingere sulla parte che va a contatto con l'adesivo in modo da incollarla bene. Cerchiamo sempre di controllare che il tubolare sia dritto, mi raccomando, perché se si incolla storto è un problema. L'importante qua è avere pazienza e fare le cose con calma. Quando arriviamo alla fine, ancora più delicatamente, andiamo a togliere l'ultimo pezzettino di nastro. Ottimo. Perfetto, ora possiamo dare una controllata al cerchio e vedere se è montato in modo corretto il tubolare, che non ci siano pieghe, che lo spazio sia a destra che a sinistra, in questo caso ci aiuta il fatto che sia in colore parà, sia uguale. Se siamo soddisfatti, andiamo a gonfiare il tubolare, questa cosa aumenterà la pressione tra il tubolare e il cerchio, quindi andrà a schiacciare l'adesivo in modo da rendere definitiva poi questa operazione, a meno che non vogliamo poi toglierlo in futuro ovviamente. Come ultimo passaggio, quando siamo soddisfatti dell'allineamento, dobbiamo andare a gonfiare il tubolare al massimo consentito dal tubolare stesso. In questo caso la pressione minima è 8 e massima è 12. Io l'ho portati a 11 perché sono andato a fondo scala con la pompa. Lo lasciamo così per qualche ora, sarebbe meglio per una notte intera, in modo da far incollare bene il tubolare all'adesivo e al cerchio, e poi siamo pronti per utilizzarlo. Ovviamente i tubolari hanno dei vantaggi ma anche degli svantaggi, magari in futuro faremo un video comparativo tra tubolari, tubeless e copertoncini, visto che oggi nel mondo dei prof si usano tutte e tre le soluzioni. E magari potreste farci sapere rispondendo al sondaggio quali di queste tre soluzioni preferite utilizzare. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like, commentate qui sotto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!